La cantante e influencer Chiara Ferragni e l'imprenditore Silvio Campara sembrano aver trovato un nuovo equilibrio insieme, come dimostrano le recenti notizie riguardo a una settimana di vacanza trascorsa in Perù. Dopo un periodo di alti e bassi nella sua vita sentimentale, Chiara sembra essere rinata, mostrando segnali di energia e positività. Dettagli sui loro momenti insieme rimangono off limits, senza alcuna traccia sui social, il che ha alimentato ulteriormente la curiosità dei fan e degli esperti di gossip. Scopriamo i dettagli di questa storia che si sta sviluppando lontano dai riflettori. Il viaggio in Perù, una fuga romantica, un amore lontano dagli sguardi indiscreti. La recente vacanza di Chiara Ferragni e Silvio Campara in Perù segna un nuovo capitolo di fragranza e mistero nella vita personale della nota influencer. Secondo le informazioni diffuse, il viaggio, che ha avuto luogo la scorsa estate, è stato un'occasione per i due di trascorrere del tempo insieme senza le pressioni dei media e dei social. La scelta di non condividere immagini o aggiornamenti sul viaggio ha suscitato l'interesse dei fan, che associano questo silenzio a un desiderio di riservatezza e tranquillità. Le località che avrebbero potuto visitare, come Cuzco, famosa per le sue meraviglie storiche e la sua bellezza naturale, e Lima, ricca di cultura e gastronomia, rimangono avvolte nel mistero. Oggi, il settimanale di gossip, ha riportato dichiarazioni di persone vicine a Ferragni, descrivendola come rinata e pervasa da un'energia che irradia positività. Questo rinnovato spirito potrebbe riflettere non solo la serenità trovata nella nuova relazione, ma anche una forma di riaffermazione personale dopo una fase difficile. La ricerca della serenità. Chiara Ferragni sembra determinata a mantenere questa nuova serenità, un aspetto che ha già caratterizzato i suoi recenti commenti sulla necessità di proteggere il proprio benessere. La pubblicazione oggi riporta le sue intenzioni di non lasciare che il passato influenzi il presente, testimoniando una volontà di riscatto e un forte desiderio di vivere liberamente e felicemente. Non permetterò più a nulla e nessuno di ostacolare il mio percorso verso la felicità, è una frase che riassume il suo stato d'animo. L'importanza di questo viaggio va oltre il semplice evadere dalla quotidianità, rappresenta un passo significativo verso la realizzazione di sé. La nascita di una nuova storia, da Forte dei Marmi a una connessione profonda. Come tutto è iniziato? La storia d'amore tra Chiara Ferragni e Silvio Campara avrebbe avuto origine a Forte dei Marmi, lo scorso giugno. Durante un incontro casuale ai Bagni Piero, Chiara, insieme al suo migliore amico Angelo Tropea, ha conosciuto Silvio. L'incontro è avvenuto in un contesto di svago e socialità e avrebbe portato ben presto a uno sviluppo significativo della loro relazione. La presenza della moglie di Campara, che lo accompagnava, non ha ostacolato la nascita di un forte legame tra i due, segno che il sentimento ha iniziato a germogliare in un modo inaspettato, ma naturale. Alcuni scatti che mostrano Chiara intenta a condividere la foto di Silvio con alcuni amici durante un pranzo a Capri hanno alimentato ulteriormente la curiosità su questa nuova relazione. La disponibilità e l'apertura di Chiara nel condividere momenti della sua vita, come indicato dalle sue interazioni informali, rivelano un senso di familiarità e connessione che sembra emergere tra i due. Segni di affetto e crescita. Sebbene la relazione avvenga lontano dai riflettori, la sagacia e l'interesse della stampa non mancano di notare i segnali di questa nuova unione. Ferragni non ha mostrato reticenza nel mantenere segreta la relazione, piuttosto, sta scegliendo con cura il momento per esprimere e condividere nuove fasi della sua vita sentimentale. L'intensificarsi della loro conoscenza, segnata anche da momenti di convivialità e socialità, suggerisce che Chiara ha trovato in Silvio un partner capace di offrirle il supporto necessario per abbracciare i propri sogni e desideri, dopo un periodo di transizione.
Questa storia d'amore appare come un elemento vivificante nella vita di Chiara Ferragni. Una rinascita che la guida verso nuove esperienze e relazioni, mentre cerca di curare le ferite del passato. Con ogni nuova notizia su questo legame, il pubblico aspetta ansiosamente ulteriori sviluppi, come una stagione primavera-estate rinnovata per un'icona della moda e della comunicazione contemporanea.